Al Summit 2009 tanti ospiti, fra cui Tiziana Foschi. Come mai al Summit? Beh, il mio impegno qui è quello di leggere il codice deontologico infermieristico e aver scoperto che la corporazione, posso dirlo così, degli infermieri abbia un codice deontologico mi ha meravigliata, mi ha stupita, mi ha piacevolmente meravigliata e stupita, devo dire. Quindi lo leggo con grande, certo non è proprio un copione divertente, però cercheremo insomma di andare sul ritmo. Da cosa nasce questo interesse? Beh, sai, sulla salute nessuno ne è fuori. Credo che tutti abbiamo il dovere di interessarci, di intervenire, di assistere, di aiutare e di capire quello che succede intorno a noi, perché prima o poi ci si frequenta tutti, soprattutto i camici bianchi, beh, insomma. E devo dire che questo codice, essendo un codice etico, abbia delle regole straordinarie sull'assistenza, sul rapporto emotivo con i malati. Non pensavo che fosse così anche profondo dal punto di vista appunto del rapporto psicologico. Infatti molto spesso io parlando con i malati, facendo anche ogni tanto qualche intervento, non sono medico, intervento diciamo d'assistenza, soprattutto con i bambini eccetera, e mi dicono i malati, anche mia nonna peraltro, che gli infermieri sanno molto più dei medici, perché hanno più rapporto ovviamente, c'è più confidenza col malato, e spesso i medici intelligenti e che hanno una visione più ampia del loro mestiere chiedono consiglio sulle terapie, sulle cose agli infermieri. Credo che questo scambio sia importantissimo. Questo vale molto anche nella medicina omeopatica, questo rapporto con l'emozione, con la storia, con la psiche del malato. Quindi questo è una cosa molto molto importante. Grazie. Prego.